Sei stanca? Sì, un poco. A che cosa pensi? A quanto sei cambiata in questi giorni? Mi spaventerei se mi guardassi allo specchio. Immagino la faccia che devo avere dopo questa notte terribile. Non mi riferivo a questo. Non credevo che il tuo amore per Miguel fosse così grande, tanto da mettere da parte la tua presunzione. Se lo dici perché ho fatto da infermiera a Gerardo, sappi che ero spinta dalla disperazione. Ho voluto assistere quest'uomo che mi ha fatto solamente del male per evitare che Miguel finisse in prigione. Però fortunatamente tutto sta andando bene, visto? Perfino Ruben adesso è più tranquillo. Non so come abbia fatto l'avvocato per riuscire a convincerlo. Ruben adesso è così gentile. Vedessi come se ne va in giro per tutta la casa sorridendo. Bisogna capirlo, Cristina. È affezionato a Gerardo. Ha lavorato con lui per tanti anni. È come Tomas con mio padre. Tomas, se capitasse qualcosa a papà, sono sicura che Tomas darebbe la sua vita per lui. Maria Fernanda, in parecchie occasioni Tomas mi ha proposto di sposarlo. Che ne diresti se accettassi la sua proposta? Se Alina potesse parlare, sarebbe meraviglioso. Credo che darebbe a tutti molta felicità. Allora ti prego, trova il dottor Urquiza. Te ne sarò molto grata, Pedro. Non c'è bisogno che mi ringrazi. Io ci tengo almeno quanto lei. Lo farò tra poco. Adesso devo cercare Miguel e Sofia. Come vuoi tu. Vai, lasciami pure. Però ti giuro che non potrò vivere senza di te. Nel momento esatto in cui tu avrai messo piede su quell'autobus, si sentirà uno sparo. Non ricattarmi, Sofia. Questo non è un ricatto, Miguel. Io sto parlando sul serio. Va bene. Va bene. Va bene! Come vuoi. Andiamo. Tu, sposarti con Tomas? Sì. Ma lui è troppo vecchio per te. Questo non importa. Lui conosce il mio passato e mi accetterebbe senza rimproverarmi assolutamente niente. Non essere ridicola. Tu non ami Tomas. Se decidessi di sposarti con lui, saresti infelice per tutta la vita. Perché tu ami Pedro e lui ama te. Prenda la valigia. Miguel! Miguel! Miguel, aspetta, non andare via! Voglio parlarti! Perfetto, non sento cosa dici. Non dargli retta. Sì, ma che ci fa qui? Dammi retta, Miguel! Apra la porta! Ehi, apra la porta! Apra la porta, per favore! Per favore, mi apra la porta! Scendi, Miguel. Pedro, che stai facendo? Ma che cos'hai? Che ci fai tu qui? Non devi partire, tantomeno con Sofia. Occupati degli affari tuoi. Scappare con te sarebbe una vera sciocchezza. Meglio consegnarsi alla giustizia piuttosto. Ora non devi più fuggire, Miguel. Gerardo Sanlúcar non è morto. Sì, Miguel.
Gerardo Sanlúcar ora è fuori pericolo. È una bella fortuna. Mi hanno appena telefonato. Il medico che lo assiste assicura che vivrà. E l'avvocato è sicuro che non verrà fatta una denuncia contro di te. Grazie a Dio sono riuscito ad avvisarti. Sei inopportuno, come al solito. Bene, allora andiamo. È inutile stare qui. Mi dia la valigia, per favore. Subito. Proprio adesso dovevi arrivare. Chiudi la bocca, Sofia. Miguel può sentire e non conviene fargli sapere che razza di ipocrita sei. Grazie. Avanti, smettetela di discutere. Portaci a casa, Pedro. Sai già cosa devi dire a tua madre, no? Lei crede che tu sia andato a passeggio con Sofia. E forse è meglio così. Sì, grazie di tutto, Pedro. Bene, e puoi mettere la valigia sulla macchina. Troveremo il modo di riportarla a casa senza che Donna Adele la veda. Va bene. Hai finito di dare ordini, buon samaritano. Pedro mi ha ingannata. Ama Sofia. Mi ha usata per farla ingelosire. L'odio. No, è una bugia. Non mentire a te stessa, non otterrai nulla. Pensa a me, invece. Sola. Amo Miguel e devo stargli lontano. Devo soffocare i miei sentimenti. È molto diverso. Sai che non è vero, Cristina. Quello che senti per Pedro è vero amore. Parla con lui. Digli che gli vuoi bene. Digli che hai avuto un bambino. No, no, no. No, non potrei mai. Non essere testarda. Ma che cos'hai da perdere a tentare? Nel peggiore dei casi, ti servirà per mettere alla prova il suo amore. Però come... Ma cosa temi, Cristina? Il disprezzo di Pedro. Che mi giudichi una poco di buono e una pessima madre. Fallo. Vedrai che la reazione non sarà quella che immagini. No. Ho paura. Paura di che? Di perdere il suo rispetto. Di essere considerata una donnaccia. Se è così difficile confessare all'uomo che amo che sono stata di un altro, ancora più difficile sarà dirgli che ho avuto un figlio e l'ho abbandonato. Che è stato messo in un orfanotrofio e che è morto mentre cercava di fuggire. Pedro penserà che io sono la peggiore di tutte le donne. E avrebbe ragione. Lasciamo stare tutti questi discorsi, è meglio. Ormai ti ho detto tutto e comunque... io ho già preso la mia decisione. Posso saperla? Sì. Sì. Rinuncerò a Pedro. E a Grillo. A Grillo? Sì. Quel povero ragazzino mi ha conquistato da quando l'ho visto. Io avevo fatto tanti bei progetti per lui. Juanito, mio figlio, avrebbe la stessa età di Grillo. Juanito. Ma allora tu... Quando sei andata a vivere a Tapijulapa, ho cercato l'orfanotrofio dove Tomás l'aveva portato. E la direttrice mi ha detto che l'avevano battezzato dandogli il nome di Juan. Perché l'avevano portato proprio quel giorno. Grillo ha bisogno di una famiglia. Se tu ti sposassi con Pedro, potresti dare tutto. Tutto il tuo amore di madre a quel bambino. Disgraziatamente non posso farlo. Non posso farlo. Allora per Sanlúcar tutto si è risolto. Sì, perché per te no? Ora suppongo che non vorrai far peggiorare ancora le cose. No, Pedro. Anche per me tutto è finito. Meno male. Non sai la sorpresa che ho avuto quando Cristina mi ha telefonato. Temevo che fosse per avvertirci che Gerardo era già morto. Fortunatamente mi sbagliavo. Ha chiamato Cristina?
Sì. Lei e Maria Fernanda sono a casa di Gerardo. Maria Fernanda. Dovevo immaginarlo. Miguel, non capisco perché volevi fuggire con Sofia. Tu, un uomo sposato. Fammi piacere di non rimproverarmi come un bambino, perché è molto tempo che non lo sono più. Miguel, tu... Sì, ammetto che tu ti sei comportato come un vero amico. Però da questo permetterti di rimproverarmi e farmi la morale mi sembra troppo, non ti pare? Avresti commesso un grave errore, Miguel. Altre persone ne hanno commessi dei peggiori e tu le hai giustificate. Ah sì, però... Non c'è nient'altro da dire. Voglio seppellire il passato, per sempre. Dimenticherò definitivamente che al mondo esiste Maria Fernanda Villalpando. E ti giuro che ci riuscirò. Dottore, come sta Gerardo? Molto bene. È migliorato? Ricordi che ha perso molto sangue? È ancora debole, ma fuori pericolo. Come posso ringraziarla per quello che ha fatto per noi, dottore? L'ho fatto con molto piacere. L'amicizia che mi lega a Salcedo è un buon motivo. E comunque, lei ha fatto gran parte del lavoro. Mi congratulo sinceramente. Si è comportata come fosse una vera infermiera professionista. La ringrazio. Era il minimo che potessi fare. Adesso devo proprio andarmene. Se c'è qualcosa, mi faccia chiamare immediatamente. Sì, va bene. Le sono molto riconoscente. Grazie a lei mio marito non verrà accusato di omicidio. Prego. Sì. Miguel Cianove. Un uomo ingenuo, con gli occhi bendati e che amava immensamente la sua donna, si è appena tolto la benda. L'idolo è caduto dal piedistallo. Non è caduta Maria Fernanda. Ma qualcuno in malafede l'ha buttata giù. So che cosa vuoi dire. Ma stavolta non mi convinci. Ho capito tu da che parte stai. Se continuerai a credere a Sofia, allora sì che avrai la benda sugli occhi. Svegliati, Miguel. Non è tutto oro quello che luccica. Per me sei pazzo, Miguel. Tu non puoi separarti da Maria Fernanda. La tua simpatia per lei è eccessiva. Pertanto non abbiamo nient'altro da dirci, Pedro. Buonasera. Ah, ma piantala, Miguel. Ho detto buonasera. Che idiota. Pedro sarà riuscito ad avvertire Miguel? Ah, io credo di sì. Ha detto che sarebbe andato subito a casa sua per informarlo. Ora sono più tranquilla. Anche se non rivedrò Miguel, mi basta almeno sapere che non verrà incriminato. Per quanto tempo pensi che rimarremo ancora qui? Finché Gerardo non si sarà rimesso e non saremo completamente sicure che sia fuori pericolo. Poi che faremo? Non lo so. Suppongo che mio padre chiamerà per informarci del suo matrimonio. Ah, il matrimonio. Me ne ero quasi dimenticata. Sì, anch'io. Ti dispiace che tuo padre si sposi? Credo di no. Papà ha diritto di essere felice. È vissuto sempre da solo da quando è morta mia madre. Spero che abbia trovato una donna che veramente lo ami e lo comprenda. Domattina verrò a prendervi molto presto, d'accordo? Molto presto? Sì, amore, soltanto così arriveremo in albergo in tempo per pranzare. Ah, magnifico! Ti rimetterai in sesto questa vacanza, Nabil. Sì. Però non crediate di andare soltanto a riposare, perché in questo posto ci sono un sacco di cose da fare, montare a cavallo, nuotare.
e una serie di altre cose che io stesso avrò il piacere di organizzare per voi. Perché? Tu ti escludi? Amore, ricorda che questo per me è un viaggio da fare e se deciderò di investire i miei soldi, dovrò visitare tutte le strutture, parlare con il personale, intrattenermi con i soci e valutare tutti i pro e i contro. Però ti prometto che farò tutto velocemente, in modo che mi resti del tempo per stare insieme con voi. Pronto? Pronto, Costanza? Parla il dottor Finajero. Vorrei parlare con Nabil. Sì, un momento. È il dottor Tinajero. Miguel, penserai a me in questo momento. Io non posso dimenticarti. Maria Fernanda è a casa di Gerardo. Me la toglierò dalla testa una volta per tutte.